Vuoi attivare la chiaroveggenza, il tuo talento? Ebbene, segui questo video. Sono Fabio Nezzak e con questo nuovo video, care amiche e cari amici, vi voglio spiegare un pochino qualche chicca sul come attivare questo talento. Allora, innanzitutto, come tutti i talenti, il talento della chiaroveggenza esiste anche in te, solo che non lo riesci molto spesso a manifestare nella vita quotidiana. Chi mi conosce sa che la chiaroveggenza è uno dei miei talenti più attivi, fin da quando ero bambino, in sostanza. Altre persone hanno talenti che magari io non ho. Ma la chiaroveggenza, anzitutto, cos'è? La chiaroveggenza è riuscire a vedere oltre la materia, così come gli occhi che ci sono stati dati riescono a vedere. C'è un progetto dietro tutto questo, o più semplicemente riuscire a vedere e percepire soprattutto delle varianti future, passate o delle semplici percezioni che vanno al di là dello spazio, cioè riuscire a percepire un qualcuno, un qualcosa in un altro punto del globo, per esempio. Innanzitutto, che cosa serve tutto questo? C'è chi la chiaroveggenza ce l'ha e ne fa purtroppo un cattivo uso. Invece la chiaroveggenza usata bene può essere terapeutica per se stessi e soprattutto anche per gli altri che magari ti circondano. Ma come attivare fondamentalmente la chiaroveggenza? Anzitutto, la chiaroveggenza è un talento che è associato tra l'energia, diciamo, maschile e quella femminile, molto di più a quella femminile. Parliamo del femminino. Il femminino è un'energia che è fatto di dolcezza, di compassione, che non vuol dire pena degli altri, ma vuol dire provare piacere nel riuscire a prendersi cura di una persona senza aver, diciamo così, bisogno di ottenerne un riconoscimento. Questa sarebbe la vera compassione. Ebbene, se hai bisogno di questo terreno, devi farti una domanda: quanto io, soprattutto donna, vivo la dolcezza, la compassione? Oppure sono molto spesso in difesa o anche in attacco? Sono matrici che normalmente noi non ci rendiamo nemmeno conto di avere. Solo che dietro questi sistemi di difesa e di attacco che abbiamo, tipo la paura che una persona pensi una cosa contraria a te, oppure semplicemente temi per invidia o per gelosia che l'altro o l'altra ti superi, problemi che abbiamo avuto e abbiamo tutti, in sostanza, siamo umani. Solo che questo denota che ci sono delle paure e la chiaroveggenza non ti permette, con queste paure, di esprimersi lei al massimo come talento. La prima cosa che io consiglio, e l'ho già consigliato in un altro video, ricordo di tantissimo tempo fa, è di risvegliare il femminino. Che cosa significa? Cominciare, come dico durante alcune sessioni, ad osservarti mentre parli, rallentare il tuo modo di parlare. Non dico che questo lo devi fare in pubblico, puoi farlo con te stessa quando sei in casa, sussurrando qualcosa con le tue labbra, e non serve che tu reciti chissà che cosa. E poi cominciare a osservare quanto l'addome è contratto. Più l'addome è contratto, più sognati di attivare bene la chiaroveggenza. Perché? Perché tu la puoi avere come dote, solo che ti mangia da qualche altra parte. Che cosa significa? Che tutti i talenti che sono attivi, quando sono molto attivi, ma non hanno un terreno ideale, possono nuocere in altri settori della vita. È una questione legata alle bilance, non me la vogliate? Però da anni e anni e anni di esperienza ormai ritengo di aver capito questo concetto piuttosto anche bene, se vogliamo. Oltre a tutto questo, che è un esercizietto che puoi fare quotidianamente da 2 minuti sì e no, dovresti cominciare a manifestare ciò che non c'è nella realtà. Che cosa significa? Devi abituarti a non aver paura di quanto tu potresti cominciare a percepire. Significa, facciamo un esempio, che tu comincerai a percepire la presenza di un qualcosa dentro la tua stanza, anche se questa non c'è. La parte cosciente dice: ma è assurdo, non c'è, che cosa stai facendo? La parte inconscia invece dice: no, ma tu la stai immaginando, quindi esiste per me. Solo che c'è una chicca in più da applicare, che non è quindi il percepire l'esistenza, ma il percepire che quell'esistenza di quell'oggetto, per esempio, o anche di quella persona, nasce da una tua capacità sottile. Cosa significa tutto questo? Che per attivare un talento devi abituarti a falsificare con te stessa, te stesso,
autoconvincerti che hai percepito qualcosa di non esistente, ma che l'hai percepito per davvero. All'inizio tutto questo sembra una fantocciata. In realtà è una delle tecniche migliori per attivare il talento della chiaroveggenza. Autoconvincersi che hai percepito qualcosa di apparentemente non reale. Tu abituati nel tempo e comincerai ad affinare i tuoi sensi attraverso queste due cose che ti ho detto. Il femminino, che aban dove abbandonerai quelli che sono gli istinti, la difesa, l'attacco e via dicendo. E poi quello che è il manifestare ciò che ancora non c'è. Del resto sappiamo che molte persone non riescono ad attivare in modo equilibrato il talento della chiaroveggenza perché sono circondate da persone che hanno, per così dire, molta ira dentro sé. Questo si manifesta come? Molto spesso nella percezione delle cose peggiori, che va per la maggiore in un certo senso, cioè percepire dei problemi grossi, futuri, dove, insomma, non è che questa cosa sia una bella chiaroveggenza. Avrà anche il suo valore, però ti tormenta. Quindi lavorare sull'ira dell'ambiente che ti ha circondato e che ti circonda ed evitare di arrabbiarti. E ricordati che il talento della chiaroveggenza e tutti gli altri talenti possono diventare tuoi e anche dei tuoi discendenti, ma il primo fattore da sistemare è la rabbia. Tutti noi ci arrabbiamo ogni tanto, io ho fatto tanti percorsi, di tanto in tanto mi altero, voglio dire, non è che urlo, però posso provare anch'io delle piccole forme di alterazione, però è ben diverso da avere un ambiente dove siamo sempre nella rabbia, perché questa rabbia genera dei sensi di colpa inconsci e le colpe dei padri passeranno ai figli assieme anche ai talenti. Quindi attiva ora il tuo talento con quello che io ti ho insegnato. Non avrai grandi risultati nell'immediato, ma ti assicuro, hai la mia parola, che questa è stata una delle modalità che mi ha permesso di arrivare a quello che sono oggi attraverso quello che è riconosciuto come il mio talento della chiaroveggenza. Ci possono essere altre tecniche, io ti consiglio la mia. Qui sopra, per chi è interessato ad una sessione privata, eventualmente anche per attivare il proprio talento della chiaroveggenza o della chiarudienza, ci sono tanti talenti, anche legati all'economia. O qui sotto invece, per chi mi segue, a differenza di sopra che è per Facebook, qui sotto per YouTube. Al prossimo video e giù con le domande e condividete se vi va questo video, perché se mi fate delle belle domande come me ne stanno sempre arrivando, si possono fare dei video molto interessanti. Un abbraccio da fabionezzac.net.